Buongiorno agli amici del segno della bilancia. Bilancia in segno solare, ascendente e lunare. Carissimi amici, vediamo un po' la lettura per questo mese di settembre, una lettura generale, quindi prendete sempre ciò che risuona con voi. Poi durante il mese vedremo altri approfondimenti, potete anche andare a vedere gli altri segni per avere qualche informazione in più, ma prendete sempre ciò che risuona con voi, se no per una lettura personale mi potete contattare via mail. Se durante il mese di settembre o già da adesso c'è qualcuno che vede sempre l'orario 0505, vi si chiede di essere veramente piedi a terra, perché per qualcuno ci saranno dei progetti, c'è qualcuno che insomma ha tante idee, ma soprattutto quello che è importante è che ci sarà un incontro con una persona influente e questa persona vi farà proprio crescere non solo spiritualmente, poi vedete perché io la lettura l'ho già fatta in francese, ma può essere proprio anche una persona che vi cambierà la vita, può essere sentimentale come amicale, professionale, ma comunque vi si chiede di riflettere e per riflettere dovete essere veramente piedi a terra, no? Ben stabili, ben equilibrati. C'è qualcosa che si sta per, come dire, per presentarvi che vi cambierà la vita per qualche amico della bilancia o amica. Qua ci abbiamo proprio il Papa che parla di celebrazioni, ma anche di elevazione. Probabilmente questa persona influente può essere un qualcuno che sia un mentor per voi, che vi porterà proprio verso questo benessere, per farvi disfarvi di tutte le paure che avete, che vi impediscono di costruirvi. Quindi è possibile che c'è un qualcuno che farà o sta facendo un lavoro spirituale, che incontrerà una persona influente che vi aiuterà proprio nella vita, ma anche spiritualmente, emozionalmente e personalmente. Per qualcuno si può parlare comunque di relazioni di convenienza. Qua abbiamo l'energia del numero 10 che parla di qualcosa di rapido, di riuscita, di azione, ma dovute proprio alla convenienza. Potete avere di fronte a voi una persona del segno del Capricorno e abbiamo il pianeta Venere dell'amore. Quindi per qualcuno può essere proprio un incontro amorevole. Sul lavoro e i progetti, carissimi amici. C'è l'imperatrice, l'imperatrice parla di nuovi progetti, di qualcosa in gestazione e parla proprio di creatività. Ci abbiamo l'energia del numero 3 che parla di contatto per andare verso un benessere, che parla di contatto, di aperture. E qua c'ho proprio la carta della liberazione. Una liberazione per qualcuno è proprio una guarigione per ricominciare. È possibile che sul lavoro qualcuno ricominci un lavoro, che è uscito da alcune difficoltà, ma può essere anche proprio il fatto di questo incontro con questa persona. Tenete presente che se siete equilibrati potete accogliere tutte le opportunità. Sulle finanze immateriali, qua c'è un qualcuno che purtroppo ha qualche mancanza o che ha paura della mancanza. Vi si dice che c'è un qualcosa di nuovo. Quindi, se avete un qualche difficoltà, per qualcuno la situazione si aggiusta. Con quest'asso qua c'è un nuovo inizio, c'è qualcosa che cambia, che si mette in movimento per voi materialmente e finanziariamente. Le difficoltà che dovrete affrontare sono le difficoltà proprio di questa mancanza. Dovete affrontarle. Le difficoltà che avrete saranno le vostre proprie paure. Allora, queste paure vi possono far perdere di vista qual è, insomma, quello che voi desiderate davvero, ma soprattutto le difficoltà che dovrete affrontare sono quelle paure per poter accogliere un qualcosa di nuovo, un nuovo lavoro, un'entrata di soldi, un progetto che probabilmente è legato a questo incontro, ma non solamente. Se non volete farvi scappare una migliorazione della vostra situazione professionale, economica, dovete veramente sorpassare le vostre paure. E il consiglio vi dice proprio che c'è tanto amore, che c'è un nuovo incontro anche sul professionale. Però questo vi si chiede di essere giusti con voi stessi, di prendervi le vostre responsabilità proprio per combattere quelle paure, per essere ben equilibrati, per prendere una decisione che può essere legata a qualunque tipo di relazione e di situazione, ma per questo dovete essere ancora una volta equilibrato, tutto è questione di equilibrio. E infatti qua dietro c'ho la 4 di bastone che testa in giù, che ci parla di un qualcuno che tarda a trovare questo benessere. Perché? Perché siete rinchiusi in quelle paure, perché manca questo equilibrio. Sulla vita sentimentale,
o delle relazioni, potete avere di fronte a voi un qualcuno anche del segno della bilancia o dell'acquario. C'è per qualcuno un sogno che si realizza, molta sensualità. Quindi, ok, non tutti viviamo le stesse situazioni e relazioni, quindi grazie a Dio ci sono comunque delle coppie. Quindi, nell'ambito sentimentale, che c'è tanta sensualità, che c'è un sogno che si realizza, magari volete costruire un nuovo progetto a due, affrontate queste paure. Per qualcuno, però, si può parlare anche di un'unione di convenienza per l'uno o per l'altro. E poi, nell'ambito familiare, che può essere comunque legato al sentimentale, si parla di un qualcuno che è sottomesso e ci sono tante difficoltà. Ecco perché dovete poi ritrovare un benessere, perché c'è un qualcuno che vive o una relazione sentimentale o in famiglia dove, come dire, siete disequilibrati perché c'è un qualcuno che ha un'impresa su di voi. Allora, poi adatterete, ma ecco, nelle relazioni in generale, che possono essere tutte legate, c'è un sogno che si avvera per qualcuno, ma ancora una volta dovete far fronte a queste difficoltà, a queste paure che avete. Qua c'è come una promessa di matrimonio, quindi può essere un nuovo incontro proprio questa persona che vi si è annunciata con quella carta 0505. Qua possono esserci matrimoni, possono esserci riconciliazioni se avete delle difficoltà in famiglia, con un amico, possono essere, quindi ci possono essere le riconciliazioni, far pace con qualcuno. Unirsi nel senso proprio del termine della parola, costruire una vita a due, quindi matrimoni, c'è la leggerezza, c'è la leggerezza e c'è il bambino per le difficoltà. Qualcuno forse è un po' troppo ingenuo, troppo leggero vis-à-vis di una persona, e da qui che vive questa sottomissione. Allora, leggeri sì, però non come dire. Non ingenui, insomma, leggeri sì, ma non ingenui. Il consiglio vi si dice che c'è tanta bontà e che dovrete fare una scelta relazionalmente, probabilmente la scelta per uscire da questa sottomissione di questa persona o anche per coloro che hanno questa grande bontà nel cuore per poter ricostruire una relazione amichevole, familiare e anche sentimentale con le quali c'era un problema. Quindi diciamo che nell'ambito relazionale, qualunque tipo, ci sono le riconciliazioni, ci sono i festeggiamenti, ci sono relazioni leggere, ma per qualcuno c'è questa sottomissione e dovete fare una scelta. Per fare questa scelta, carissimi amici, dovete essere ancora una volta temperati e equilibrati con voi stessi. Potete avere di fronte a voi un qualcuno del segno la temperanza, chi è la temperanza? Mo, mi sembra che sia la temperanza e il Sagittario, ecco. C'avete la fortuna, carissimi amici, e soprattutto ci sono delle coppie che sono molto fedeli l'un l'altro, ci sono rapporti di amicizia, di famiglia, di fedeltà, ma la bontà ce l'abbiamo, e infatti è proprio per questo che qualcuno si riconcilia, perché ci sono delle relazioni comunque che sono sane. E poi c'è qualcuno sicuramente che c'è un matrimonio di convenienza, però ecco, dovete sempre affrontare comunque queste paure che avete per ritrovare un benessere, e c'è probabilmente proprio una persona influente che vi aiuterà. Perché? Perché con l'influenza è possibile che fate un nuovo incontro o con una persona che è più anziana di voi o più giovane, questa persona vi aiuterà a affrontare queste paure, o semplicemente avete incontrato una persona che ha veramente un'influenza, che possa essere professionale, materiale, che può aiutarvi. Ma può essere proprio anche quel mentor che vi aiuterà a ritrovare questo equilibrio con voi stessi. Infatti, spiritualmente e emozionalmente vi si dice che c'è un qualcosa legato proprio alla famiglia. Dovete staccarvi da queste credenze limitanti e da questo che è tossico per voi. C'è l'energia del numero 5 che parla proprio di un nuovo equilibrio, di un nuovo elemento, di un qualcosa che progressa, che avanza, che si rinnova. Ecco, è probabilmente legato a questo lavoro spirituale e emozionale che farete su di voi, sulla decisione che prenderete, sull'incontro che qualcuno farà. Ci abbiamo anche la carta della luce del mondo, sempre l'energia del 10 che parla ancora di volta di rapidità, di azione, di riuscita, ma soprattutto qua si parla della ruota della fortuna. C'è un cambiamento, carissimi amici, per qualcuno c'è una situazione, una relazione che si ammigliora. Per questo però dovete comunque essere equilibrati per avere questa luce del mondo. Quindi un cambiamento, è la ruota della fortuna. Qua abbiamo la creatività e questa carta qua vi parla proprio di nuovi incontri, anche lei, di mettere comunque nella materia un progetto che avete, di essere aperti a un qualcosa di nuovo, perché abbiamo visto che c'è un cambiamento. Però per non perdere di vista questo cambiamento e per poterlo accoglierlo, dovete essere ancora una volta equilibrati. Allora,
È possibile che qualcuno di voi debba proprio apportare il suo aiuto, la sua illuminazione al mondo. Quindi è possibile che qualcuno di voi debba fare questo lavoro spirituale, dove incontrerà probabilmente questa persona influente che vi aiuterà in questo lavoro, perché voi stessi possiate essere una guida spirituale, un mentor per venire in aiuto agli altri. E l'energia vi chiede di apprendere la leggerezza, di lasciare andare tutto quello che deve andare e soprattutto di essere leggeri al quotidiano. Abbiamo qua la leggerezza, però non dovete essere comunque ingenui. Ah, le cose possono essere leggere se voi ve lo permettete e potete così proseguire sulla strada senza più avere preoccupazioni e difficoltà. Allora, carissimi amici, siate davvero equilibrati. C'è un incontro per qualcuno molto importante, che sia amichevole, che sia professionale, che sia nell'amore di una persona comunque influente, che per qualcuno vi porterà verso un nuovo progetto di vita a due o anche professionale. C'è qualche difficoltà materiale che dovete affrontare, ma per risolvere questo problema dovete prendere una decisione e non dovete farvi, come dire, perseguitare dalle vostre paure. Ci sarà sicuramente qualche rapporto di convenienza per qualcuno, che sia comunque anche lavorativo con amici. C'è questa carta che ci parla della convenienza, però c'è un qualcosa da celebrare, ci sono queste tradizioni, per qualcuno è quindi proprio una relazione di convenienza con queste tradizioni. Vabbè, comunque, ci sono coppie che realizzeranno dei bei progetti a due, che c'è molta fedeltà, sensualità, e poi c'è qualcuno che vive sotto questa sottomissione, per la quale è molto difficile, probabilmente vive con queste paure e quindi non c'è questo benessere. Per ritrovare questo benessere, siate in equilibrio e accettate l'aiuto che vi si può essere offerto. E per qualcuno si parla di riconciliazione per ricominciare una relazione, un qualunque tipo di relazione. Prendete sempre ciò che risuona con voi, carissimi amici. Io vi auguro sempre il meglio. Poi vedremo durante tutto il mese come cambiano le energie e quali saranno gli altri messaggi. Nel frattempo, vi ringrazio e vi dico a presto. Ciao.